Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti. Questo pomeriggio registriamo questo evento su Pescara, in Abruzzo, legato al Comitato Centristi per il Sì, un momento di analisi e di approfondimento sul prossimo referendum costituzionale. Abbiamo degli ospiti di assoluto prestigio, l'ex Presidente della Camera, il senatore Pier Ferdinando Casini, che è Presidente della Commissione Esteri del Senato. Buonasera, Presidente. Buonasera. Il senatore Aldo Di Biagio, vicepresidente della Commissione Attività Produttive, e il senatore Mauro Libè, il padrone di casa di questa sera, l'onorevole Daniele Toto, che ringraziamo per l'ospitalità e per la cortesia. Ringraziamo gli amici di Libera TV con cui abbiamo una differita Skype, registreranno questo nostro incontro e sarà entro poche ore disponibile su liberitv.com. Con il presidente Casini e con gli ospiti di questa sera l'obiettivo è fare chiarezza su una serie di aspetti relativi alla riforma costituzionale, sia tecnici sia politici. Presidente, io partirei dall'intervista di questa mattina che ha rilasciato su Repubblica, dove non solo ha messo insieme una serie di elementi di merito sulla riforma, ma diciamo che ha lanciato un cappello interessante, cioè in questo momento, secondo il presidente Casini, è nato in Italia un nuovo tipo di scontro, cioè da un lato ci sono i riformisti, da un lato ci sono gli esponenti della cosiddetta serietà della proposta politica, di contro abbiamo la demagogia e, secondo il presidente Casini, l'irresponsabilità. Ecco, vogliamo iniziare declinando proprio con questo, presidente. Grazie, grazie, grazie a Toto, grazie al senatore Di Biagio e a tutti voi. Ma il discorso è molto semplice. Se voi guardate quello che sta succedendo in Europa e che è successo tra ieri e ieri l'altro, direi che abbiamo le risposte. In Francia la gran parte della sinistra moderata che ha votato per Hollande nelle scorse elezioni si appresta a votare il candidato o Fillon o Juppé che uscirà domenica prossima dalle primarie di centrodestra in funzione anti-Le Pen. In Germania la Merkel sceglie di ricandidarsi con l'appoggio dei socialisti che hanno avuto la designazione del Presidente della Repubblica. Il ministro degli esteri socialista della Merkel va a fare il Presidente della Repubblica, già un accordo delineato. In Spagna il capo dei popolari, Rajoy, rifà il governo e lo rifà con l'appoggio dei socialisti, perché senza il voto dei socialisti la situazione rimaneva bloccata, naturalmente in funzione anti-Podemos. In Italia la mia riflessione è molto semplice e chiara, può non essere condivisibile, ma è chiara. Io credo che non ci sia più spazio per una dispersione delle forze moderate. Credo che sia necessario rafforzare Renzi perché non vedo un'alternativa a Grillo. E dico agli elettori di centrodestra: attenzione ragazzi, dietro l'angolo non c'è Berlusconi, non c'è il centrodestra, dietro l'angolo c'è Grillo. Se in questo referendum prevarranno i no, non avremo avuto la vittoria di Berlusconi o del centrodestra o di Brunetta. La vittoria sarà di Grillo, che è l'unico interessato a dimostrare che questo paese è irriformabile e che il tanto peggio, tanto meglio si impone. Per cui, cari amici, io ritengo che il compito di persone come noi, e vedo qui anche tanti amici che hanno condiviso in passato esperienze politiche non diverse dalle mie, poi possiamo aver avuto anche visioni diverse, ma i partiti erano in realtà partiti tutti vicini, dico a questi amici: non vedo l'alternativa all'aiuto a Renzi. Renzi, io non sono renziano, non sono del PD, non intendo iscrivermi, non intendo arruolarmi perché non è casa mia, ma da moderato non voglio che questo paese vada nelle braccia di Grillo e temo che ci finisca se noi non ci svegliamo. In Italia bisognerebbe che qualcuno spiegasse a Salvini, perché secondo me è l'unico in Italia che non l'ha ancora capito, che lui semina, ma Grillo raccoglie.
perché questo è inevitabilmente il processo che si sta avviando. Vado veloce, così certo. Possiamo fare. Presidente, se vince il no, come molti hanno osservato, come anche lei, non vince solo Berlusconi, ma vince un fronte molto ampio e diversificato, che va da Grillo a Zagrebelsky, al fatto. Questo è l'equivoco dal quale i moderati debbono uscire anche per non rimanere lì, per restare invischiati in questo vento trumpista, no, che sta spirando da oltreoceano e che comunque tra qualche mese porterà al voto sia la Germania che la Francia. In Italia si verifica una cosa semplice. Il centrodestra aveva fatto una riforma non tanto diversa da questa che è stata bocciata dai cittadini e votata da noi in Parlamento. C'era il superamento del bicameralismo, c'era l'interesse nazionale nel rapporto Stato e Regioni, cioè c'era gran parte di ciò che oggi è contenuto in questa riforma. Riforma, attenzione, che non ha voluto Renzi. Perché una delle cose che si dice è Renzi, magari si critica Renzi, si dice questo Renzi ha bloccato il paese 3-4 mesi nella campagna estenuante per il referendum. No, amici, non è così. Il film funziona in un altro modo. Chi ha voluto questa riforma e chi noi applaudimmo, salvo esserci dimenticati di averlo applaudito, si chiama Giorgio Napolitano. Che nel momento della sua rielezione chiese alle forze politiche di fare le riforme e noi ci impegnammo con lui a fare le riforme, poi ce ne siamo dimenticati, perché non è Renzi, questa riforma, il padrino di questa riforma non è Renzi, è Napolitano ed è una personalità che aveva lavorato ad esempio insediando una commissione che aveva progettato riforma analoga a questa, salvo che molti di quelli che hanno fatto parte di questa commissione poi oggi hanno fatto la parte di San Paolo che sulla via di Damasco fu folgorato, cadde da cavallo, continuò a piedi, a dire il vero, invece loro cercano di continuare a cavallo, ma insomma non ha senso che per molti, molti hanno votato la riforma 4-5 volte in Parlamento e oggi capeggiano il comitato del no. Ecco, non è una cosa seria. In realtà questa riforma è una riforma che ha padri e madri, che sono quelli che ho detto, cioè a partire dalla Napolitano, ed è una riforma che a più riprese, molti anche nel centrodestra avevano ipotizzato analoga. Proprio su questo, Presidente, governi certi di durare e quindi di decidere, ma non erano stati anche questi gli spunti che avevano animato i precedenti tentativi, non solo quelli nel recente passato, ma anche quelli un po' più in là, quindi parliamo anche della Commissione Bozzi, ma per ultimo il referendum sotto il governo di centrodestra. È quello che ho appena detto, è 40 anni che cerchiamo di fare la riforma. L'altro giorno D'Alema, che è un uomo di una simpatia, per molti è antipatico, per me è simpatico, e ha detto che lui c'ha una riforma che in 3-4 mesi si può fare in Parlamento. È un uomo straordinario perché, essendo 40 anni che cerchiamo di farla, si vede che l'ha tenuta segreta, avrà giocato a nascondino questa riforma, perché se era così semplice farla non vedo perché non è stata fatta. In realtà, se questa volta noi non facciamo questa riforma, non la faremo più. Ora, io voglio dire con chiarezza, a me non interessa cosa pensa Obama della riforma, a me non interessa cosa pensa Putin della riforma. Io penso che gli italiani abbiano la testa per poter scegliere come votare senza bisogno dei consigli interessati di Putin o di Obama. Però, amici, su una cosa voglio essere chiaro. Io sono stato come Presidente della Commissione Esteri recentemente in Argentina e in Cile. Ho parlato con la Bachelet e con Macri, sono due amici da tanti anni. Appena mi sono seduto nel loro ufficio, la prima domanda che entrambi mi hanno fatto è questa. Scusa Pier Ferdinando, ma cosa succede sulla riforma costituzionale? Allora, è chiaro. Senza che noi dobbiamo ascoltare quello che ci dicono di votare perché non ne abbiamo bisogno. Ma il giorno in cui questa riforma sarà bocciata, si dirà soliti italiani che non riescono a riformare, 40 anni che parlano di riforme e non riescono a combinare un tubo. Non credo che sarà un fatto positivo per l'Italia. Stop.
Certo, una vittoria del no, come appena detto, preoccupano un poco le cancellerie, gli investitori, anche Wall Street. Ricordiamo che il Financial Times di oggi, in un editoriale abbastanza lungo e articolato, ha espresso vive preoccupazioni sul fatto che se dovesse vincere il no in Italia ci potrebbe essere un aumento dei rischi di un'uscita dall'euro. Presidente, crede che in caso di vittoria del no ci si debba preoccupare di nuovo, come nel 2011, di un'eventuale troica che avremmo alle nostre porte? Io questo è una domanda a cui preferisco non rispondere, perché se no, se rispondo positivamente sembra che noi vogliamo fare allarmismo prima dell'esito referendario, però io penso che la gente anche che è qua è tutta sufficientemente in grado di capire se questa è una cosa che fa bene all'Italia. Io non credo che all'Italia faccia bene tornare indietro quando ci abbiamo finalmente la possibilità di realizzare una riforma, per cui senza che facciamo i drammi o i drammatici o i filodrammatici, però credo che questa riforma, e poi in fondo, scusate, se mi consenti vorrei stare un minuto nel merito, questa riforma abolisce il CNEL, a parte sistemare qualche sindacalista in disarmo, non si capisce il CNEL che cosa ha fatto in Italia in questi 40 anni. Questa riforma supera il bicameralismo perfetto, che così com'è in Italia, c'era solo in Italia. Oggi noi abbiamo la Camera e il Senato che fa le stesse cose, però abbiamo un luogo, dice Amicone, penso che ci siano altri che hanno rivestito degli incarichi nelle giunte regionali. Voi sapete che c'è un organismo che nessuno conosce, voi lo conoscete, che è quello della Conferenza Stato-Regioni. Per cui oggi gran parte della contrattazione tra Stato e Regioni avviene all'oscuro nella conferenza Stato-Regioni. Dopo la conferenza Stato-Regioni sarà riassorbito dal Senato, che è e diventerà una Camera di rappresentanza delle Regioni, secondo criteri e metodi di indicazione dei consiglieri regionali senatori che dovranno essere omologati in base a una legge. Così come bisognerà fare anche la riforma dei regolamenti parlamentari per capire cosa fa la Camera e cosa fa il Senato. Si dice, ma i consiglieri non avranno tempo di fare i senatori, ma non sarà un Senato come oggi. Certo, se il Senato fosse quello di oggi non avremmo tempo, ma il Senato di domani sarà un'altra cosa. E questo problema è un finto problema. E poi c'è finalmente una possibilità di prendere decisioni chiare tra Stato e Regioni quando c'è conflittualità. Adesso qua vi voglio raccontare una cosa, perché questa è vita vissuta, non chiacchiere. Io sono Presidente della Commissione Esteri, come tu hai ricordato, al Senato, e abbiamo approvato un trattato fondamentale per l'energia, per la luce, il gas nostro, che è il TAP. Il TAP è un gasdotto che parte da giacimenti di gas in Azerbaigian, passa per la Turchia, passa per il Mar Egeo, passa per la Grecia, passa sotto in Adriatico e arriva in Puglia. Questa opera coinvolge decine di paesi, come vi ho facilmente dimostrato, ed è fondamentale per l'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Europa. Ora, esiste un contenzioso che ritarda l'inizio lavori. Qual è il contenzioso? È che la Regione Puglia si oppone a che il TAP, qua non è una carta geografica, arrivi qua e vuole che arrivi qua, non può arrivare a Melendugno, ma vuole che arrivi a Brindisi, perché ci sono 220 ulivi da abbattere. Io ragazzi non vi dico altro, cioè che noi ci facciamo ridere dietro da tutto il mondo perché non vogliamo abbattere 220 ulivi, è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ora, un'altra cosa, la regione Molise è una regione che io amo, ma che la regione Molise faccia propaganda sul turismo in Molise, in Birmania, non ha senso, perché in Birmania a stento sanno dov'è l'Italia, dove sta il Molise, dove sta la Lombardia, dove sta la Campania, non sanno neanche che esiste. Allora, che si unifichi
a livello nazionale il tema, ad esempio, della promozione turistica è fondamentale. Questo significa centrare centralismo? No, amici, significa serietà. E io credo che sulla serietà noi siamo chiamati a dare delle risposte serie. Ecco, una contraddizione, diciamo, una cacofonia però efficace. Presidente, e in tempi di vacche magre per famiglie e imprese, diciamo che un risparmio di 220 parlamentari forse non sono proprio l'inezia, sbaglio? Sì, io non uso mai il tema di risparmio per questa ragione, vi dico la verità, perché la democrazia costa. Allora il problema non è risparmiare e non rubare, il problema, il costo della democrazia, il costo, la democrazia ha costo. Io non accetto l'impostazione di Grillo che è condotto sempre a una sorta di demagogia. Perché non accetto questa impostazione? Perché so che la democrazia costa e non mi piacciono i demagoghi. Che poi i demagoghi, chi di demagogia colpisce, di demagogia perisce. Vedi l'inchiesta giudiziaria in corso in queste ore in Sicilia per la falsificazione delle firme dei 5 Stelle, o vedi le azioni del sindaco di Roma, che chiacchierare è facile quando ti trovi poi a amministrare una regione come una città come Roma, sei in difficoltà, diciamo così. Presidente, i critici della riforma, facciamo un po' l'avvocato del diavolo per stimolare il dibattito, sostengono che con questa riforma verrebbero meno due principi significativi come la sussidiarietà e la rappresentatività. Come risponde al merito? Sussidiarietà e? Rappresentatività. La rappresentatività non vedo perché dovrebbe venire meno. Peraltro qualcuno dice, questa è una deriva autoritaria di Renzi. Ragazzi miei, 20 anni che sento parlare della deriva autoritaria di Berlusconi. Ora, Berlusconi, io sono andato d'accordo, ci ho litigato, ma che abbiamo rischiato la dittatura con Berlusconi, ci crede nessuno. Oggi lo stesso leitmotiv si usa nei confronti di Renzi, la deriva autoritaria di Renzi. L'unica riforma che manca in questa riforma è quella di dare più potere al Premier, cosa che da Palazzo Chigi aveva chiesto sia Berlusconi che Prodi. Litigavano su tutto, ma su questo erano d'accordo. E addirittura vi ricordate quante volte abbiamo sentito dire da entrambi che quando si sta a Palazzo Chigi è come stare al volante di un'auto senza avere i comandi? Per cui forse Renzi faceva bene a inserire qualcosa. La rappresentatività, addirittura con questa riforma c'è una regolamentazione diversa dell'istituto referendario che consente, se tu prendi 800.000 firme, cosa che è abbastanza semplice di solito, naturalmente per una forza organizzata che voglia raccogliere, 800.000 firme, si abbassa il quorum del referendum, perché il quorum del referendum non si conta più sul 50% più uno come adesso, ma si conta sull'ultima affluenza alle elezioni politiche. Per cui la rappresentatività, semmai, è esattamente l'inverso. La sussidiarietà. Sussidiarietà cosa vuol dire? Solidarietà, solidarismo. Solidarietà tra chi è più piccolo e chi è più grande, tra chi è più in difficoltà e chi ha più disponibilità. Non vedo perché questa riforma dovrebbe mettere in discussione la sussidiarietà. È un principio che fa parte della Costituzione del nostro paese, come tale intangibile. Vorrei che chi dice questo mi dicesse dove si tocca la sussidiarietà. Qualche settimana fa sui giornali abbiamo visto anche la polemica legata alle dichiarazioni dell'ambasciatore americano circa il referendum. Però ecco, da Presidente della Commissione Esteri del Senato gli chiedo, ma cosa dovrebbe fare un diplomatico di una superpotenza che vive e lavora nel nostro paese se non dedicarsi all'analisi di scenari e di prospettive? Cioè, è sembrata sui giornali una cosa esasperata, però in soldoni è il suo mestiere, o sbaglio? Forse sbaglio in questo caso. Non mi sembra che il mestiere di un diplomatico sia di dire quello che gli elettori italiani dovrebbero fare. Però, diciamo la verità,
alla stessa misura può capitare che un uomo di governo italiano spieghi che voterebbe Trump o Hillary Clinton. Ma il punto vero è che gli italiani sono completamente disinteressati a avere i consigli dall'estero. Non è che io, secondo voi c'è un italiano, uno che conoscete, che poiché l'ambasciatore americano ha detto di votare sì al referendum, cambia idea e vota sì? Se uno vuol votare sì, vota sì, se vuol votare no, vota no. Quello che dice l'ambasciatore americano non gliene frega assolutamente nulla a nessuno. Il punto è un altro. Il punto è, a partire dalle persone che sono qua questa sera e che affollano quest'aula, quanti di voi realmente sviluppa l'idea di votare o sì o no sulla base del contenuto del referendum e quanti invece per una sorta di pregiudizio? Pregiudizio potrebbe essere: mi sta sull'anima Renzi o voto Renzi? Aiuto il governo o vado contro il governo? In realtà un po' tutti siamo vittime di pregiudizi. Dovremmo votare secondo un giudizio sul merito della riforma. Mentre in questa campagna elettorale si fa un gran parlare di sì o di no a secondo dell'opinione che tu hai di Renzi o del governo. Io vi dico una cosa sinceramente, ed è quello che, per tornare all'inizio, a quello che tu mi dicevi, io sono dell'idea che oggi i moderati italiani sono a un bivio. Guardate cosa è successo con Parisi. Parisi era l'unico a non aver capito ancora che Berlusconi lo schema dell'alleanza con la Lega non lo cambia. Scusate, ma un uomo che ha uno schema da 20 anni o da 25 anni, perché deve cambiarne oggi che ha 80 anni lo schema? Continua questo. E naturalmente è uno schema che mette i moderati in uno stato di subalternità a Salvini. Allora, naturalmente oggi se ne è reso conto anche Parisi, perché è stato anche maltrattato, ma il punto vero, è chiaro, limpido, è che noi oggi abbiamo la necessità di capire come moderati quale strada fare. Io penso che dopo il referendum, in ogni caso, vedete, il referendum si può vincere o si può perdere, ma il referendum, anche se si perdesse, il 47-48% che eventualmente lo perdesse è una coalizione politica, è la coalizione di governo. Il 52% che anche eventualmente lo vincesse è un caos, è tutto il contrario di tutto. È Zagrebeschi e Brunetta, è Grillo e Salvini, è Berlusconi e D'Alema. Non credo che avrebbero strade per intendersi. E credo che alle elezioni facilmente si dimostrerebbe qual è la coalizione che prevale. Però naturalmente tutto questo dovrebbe avvenire dopo che l'Italia dimostra al mondo che va avanti questo processo di riforma. Presidente, lei ha citato giustamente l'episodio legato alla performance di Parisi, ma per esempio altri liberali, altri moderati, come ad esempio il professor Pera, hanno dato vita a una serie di movimenti, tra cui Liberi Sì, proprio un appello lanciato dai liberali, moderati riformisti per il sì alla riforma. Crede che Parisi abbia sbagliato a schierarsi per il no, per esempio? È stato la madre degli errori che ha fatto. Io sapevo, non è che sapevo per sentito dire, sapevo che Parisi avrebbe avuto l'intenzione di schierarsi per il sì nel caso fosse stato eletto sindaco di Milano. Non è stato eletto, ha lavorato per una scalata a centrodestra e ha fatto l'errore capitale di correre dietro a Salvini e a quelli che ipotizzano il no. Questo è stato la madre degli errori, perché dopo che fai il primo è chiaro che sei subalterno a quella cosa lì, ed è chiaro che quella cosa lì non può accettare Parisi come leader in nessun modo, ed è chiaro anche che a quel punto Berlusconi, essendo costretto a scegliere, ti scarica. La grande errore di Parisi è stato non aver avuto coraggio di intercettare un sì, perché questo è l'unico spazio politico che c'è. Non tutti lo capiscono, certo chi vota Salvini non lo capisce, chi pensa che, ma scusate, oggi abbiamo dei problemi enormi,
Pensiamo al problema dell'immigrazione. Ma voi pensate veramente che col tema dell'immigrazione ci sia qualcuno che ha la bacchetta magica? La Lega, quando ha gestito per 10 anni il Ministero dell'Interno, come ha gestito il problema dell'immigrazione? Esattamente come si sta gestendo oggi. Perché l'Europa ci ha lasciato sola, perché sono questioni esplosive e sono questioni planetarie, il terrorismo. Ma secondo voi c'è qualcuno che ha la ricetta rispetto al tema del terrorismo? Che è un tema che nessun Stato riesce ad affrontare perché si presenta con modalità e metodologie nuove. Allora, davanti alla complessità della sfida di questi anni, che porta anche gli americani, pur avendo votato in maggioranza Hillary Clinton, alla fine poi a scegliere Trump. Beh, davanti a queste sfide, la soluzione semplificata ti può far prendere voti, ma non ti risolve i problemi. Allora, la sfida è tra chi ha la soluzione e chi cerca di averla. Noi cerchiamo di averla. Chi ce l'ha è una finta soluzione. È una presa in giro degli elettori, è tante volte uno speculare sui bisogni della gente. L'altra sera ho fatto sul referendum una trasmissione radiofonica con Salvini e a un certo punto c'erano due ascoltatori che dovevo parlare, uno per il sì e uno per il no, cioè uno mio alleato per il sì e uno alleato di Salvini per il no. Quello, tra virgolette, mio alleato, ha usato un'espressione che mi ha fatto sorridere, ma è che è così, ha detto: Salvini, io l'ho sentito anche stasera, lei è un uomo che vende bene la sua merce, ma lei specula su tutte le disgrazie del mondo. Ed è vero, perché nel giro di 5 minuti, io non ci avevo pensato a questa definizione, aveva parlato del cavalcavia che era caduto in testa alle persone, degli emigrati che erano morti, dell'altro rapinato in villa. Dice: ma se lei vive sulle disgrazie altrui. Ora, ci sono queste disgrazie, sono parte di una situazione molto complessa nel nostro paese, ma noi dobbiamo decidere se pensiamo che la politica abbia ancora delle soluzioni o se gettiamo la spugna e pensiamo che le soluzioni non ci sono, per cui tanto vale giocare a chi la spara più grossa. Grazie, ringraziamo il presidente Casini che ha atteso dal collegamento con Lilli Gruber. C'è qualche dubbio ancora che posso chiarire, almeno dal mio punto di vista, naturalmente. Ci sono domande dal pubblico per il presidente? O qualche cosa, perché direi che le cose della riforma le abbiamo abbastanza affrontate. Mauro e... Il senatore Di Biagio. No, io la chiosa finale, faccio una chiosa finale, mi sollecita Di Biagio a fare una chiosa finale, poiché ho ancora qualche minuto, faccio la chiosa finale. Sapete cosa vi dico? Io penso che questa riforma è un'occasione storica che il nostro paese ha davanti. Perché proprio in questo momento? Bravo. Qual è la motivazione per cui bisogna andare proprio in questo momento? Esattamente. Perché in questo momento? Perché questo processo di riforma è iniziato all'inizio della legislatura, cioè 5 anni fa, e oggi questo è un iter che si completa. Naturalmente. Ma esatto, che cosa si completa? Al fatto che si dà la possibilità ai cittadini di votare. Tenga presente che per votare una riforma costituzionale bisogna votarla in Parlamento, l'abbiamo votata 6 volte in Parlamento. Per cui, quando prima ho detto qualcuno imputa Renzi di aver bloccato il paese su questo, ma è Napolitano all'inizio di questa legislatura che ha detto le Camere potrebbero essere sciolte, ma questa legislatura ha un senso se va alle riforme. Ma è una figura oscura, c'è Renzi davanti. No, non è oscura, è una figura chiara. Non è una figura che noi vediamo. Beh, certo, signora, perché... Renzi che ha bloccato... Signora, allora... Signora, Renzi è il Presidente del Consiglio dei Ministri, un governo che è il primo nella storia della Repubblica che porta al voto dei cittadini la possibilità di votare questa riforma. No, signora, io la risposta gliel'ho data già 3 volte, ma se lei non lo capisce faccio fatica a ridarle ancora 4. Lei dice: perché si completa oggi la riforma? Io le ho detto: la riforma non si completa oggi, la riforma è iniziata 5 anni fa. Oggi si completa, è chiaro che c'è un procedimento in base al quale ci sono tempi e alla fine il voto. Allora abbiamo fatto 6 votazioni in Parlamento,
divise nella tempistica prevista dalla Costituzione, e oggi abbiamo il voto dei cittadini. Perché oggi? Perché il voto coincide con oggi. Se avessimo iniziato il programma di riforme 5 anni prima, l'avremmo fatto 5 anni fa. Se l'avessimo fatta 30 anni fa, l'avremmo fatta 30 anni fa. È esattamente quello di cui si sta discutendo, che una classe politica non è stata in grado di farle. Renzi non è legittimato dalla gente, ma la gente è legittimata votando. Qui nessuno, cioè, quando questa riforma aveva i voti già in Parlamento, noi abbiamo subito previsto il referendum. Qui non c'è l'esproprio, è esattamente l'inverso. Consegniamo un prodotto finito ai cittadini. Lei non la vuol votare? Non la voti. La gente la vuol votare in maggioranza? La vota. Noi la sosteniamo. Se la gente non la vuol votare, non la vota. Naturalmente poi chi decide di lasciare tutto così fa la scelta di lasciare tutto così. Dato che spesse volte si sente dire qui non si cambia mai, la politica non cambia, stavolta la politica cambia. A partire da un problema di semplificazione, perché noi abbiamo oggi 950 parlamentari, dico, sto semplificando le cifre, e aboliamo il Senato avendo le figure di consiglieri senatori, per cui sostanzialmente risparmiamo circa 300 parlamentari. È una cosa che non interessa. Se non interessa votate no e ripristinate esattamente i parlamentari che ci sono oggi. Però le cose sono stringenti, devono essere chiare. Questa riforma alleggerisce il numero dei parlamentari, semplifica, dà chiarezza nel rapporto tra regione e Stato. Oh, io poi penso che ci sia il bello della diretta, che se la gente non pensa così, vota no. Però deve avere i termini delle questioni davanti, che sono queste. Grazie.